Passiamo al primo appunto all'ordine del giorno. Approvazioni verbali seduta precedente. Chi è d'accordo? Io approvo solo i verbali che ho presentato. Anche per me è la stessa cosa, Presidente. Allora, votiamo. Chi è d'accordo? Chi si astiene? Chi è contrario? Due astenuti. Ratifica della delibera di giunta comunale numero 124 il 18 settembre. Due astenuti. I componenti della minoranza. Del 18/9/2012. Ad oggetto variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012. Riferisce il ragioniere comunale. Occorreva fare una variazione di bilancio per coprire i capitoli scoperti praticamente, quindi abbiamo una normale variazione di bilancio, niente di particolare. Non ci sono stati nuovi capitoli accesi, quindi una semplice variazione di bilancio, uno storno di fondi quasi. Chi è d'accordo? Chi è d'accordo? Chi è contrario? Non c'è bisogno di fare la domanda di chi si astiene. Passiamo al terzo a capo all'ordine del giorno. Articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto. Votiamo per l'immediata esecutività come prima la votazione. Articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, salvaguardia gli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2012. Riferisce sempre il ragioniere comunale. E niente, la salvaguardia è, ai sensi dell'articolo 193 della legge 267 2000, la salvaguardia degli equilibri di bilancio viene puntualmente fatta ogni anno entro il 30 settembre. Quest'anno stranamente è stata prorogata al 31 novembre. Oggi c'è una, non c'è, gli equilibri di bilancio ci sono perfettamente, quindi non può parlare più forte, non stava passando la macchina, non lo so. Ho detto che praticamente gli equilibri di bilancio ci sono alla data del 21 settembre, se non erro, scusate. Allora, praticamente ho detto che ai sensi dell'articolo 193 del... Sì, ho capito. Leggo, chiedo scusa, al fondo posso parlare? Sì, ha finito. Ah, finito? Sì, gli equilibri ci sono, non dovrebbero esserci problemi. Quindi ci sono gli equilibri? Sì, sì. Leggo che al fondo iniziale di cassa al 1 gennaio 2010, ma credo che ci sia un errore, credo 2012. Sì, 2012, infatti l'abbiamo corretta all'ultimo momento, perché è una svista, ma è 1/1/2012 e fondo di cassa al 21 settembre 2012. Quindi leggo praticamente che al fondo di cassa del 9/9, anche questo è errato, no? 2012. Sì, dal 21 settembre. Scusi, quando c'è di negatività? Allora, abbiamo 165.000 euro più 680 di anticipazione da rientrare ancora. Va bene, ma leggo che c'è un avanzo di 45.000 euro. Come equilibri di bilancio alla data odierna, sì. Vuole leggere anche la sua dichiarazione, cortesemente? La dichiarazione che ha fatto lei, che ha scritto lei.
Il parere? Sì. Allora, premesso che l'articolo... Questo non ci interessa. Ci interessa il sottoscritto di Fazio Raffaele. Sottoscritto di Fazio Raffaele, responsabile del servizio finanziario, dichiara che non risultano debiti fuori bilancio, che dalla verifica attuale non emerge nessun disavanzo della gestione corrente, né tale disavanzo appare prevedibile, che permane l'equilibrio di bilancio, che il rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di euro 4.179,23. Va bene, grazie. Vorrei leggere i debiti che teniamo sempre secondo quella relazione, sì, che siamo a conoscenza. Sì, allora, i debiti per incarichi legali e contenzioso abbiamo, almeno questa firma del responsabile della segreteria, dottor Vittorio Saggese, abbiamo parcelle trasmesse da maggio in poi da parte dell'avvocato Vito Aurelio Pappalepore per incarichi legali, copie trasmesse anche ufficio ragioneria per l'importo complessivo di euro 333.877,81. Contenzioso con avvocato Enrico Foglieri, importo vantato euro 362.564,73. Interessa a noi. Come è interessato le 400.000 euro che abbiamo pagato a Vieste? Cominciare a interrompere. Ha avuto la facoltà di parlare, ha parlato. No, io sto ascoltando la relazione e poi parlo. Per conoscere noi ufficialmente Io sto ascoltando la relazione e poi parlo. Faccia parlare il ragionamento. Per l'amor del cielo, ha già parlato, ha detto che non ci sono debiti fuori bilancio, no, che l'equilibrio è pareggio. Io, ragioniere, chiedo cortesia. Lei la deve smettere, non deve interrompere i lavori del Consiglio Comunale. Allora, io sospendo il Consiglio Comunale e poi vediamo. Lei deve far parlare i ragionieri. Ci sono debiti fuori bilancio. Sospendo il Consiglio Comunale. Ci sono debiti fuori bilancio. Io sospendo il Consiglio Comunale. Autorità, se non la smette, quindi noi lo riprendiamo il Consiglio Comunale. Vabbè, faccia quello che vuole, noi siamo qua. Ma evidentemente lei, cioè, non sa ascoltare. Sì, sta portando l'autobus. Sta portando. Segretario, noi stiamo qua, metta a verbale che noi stiamo qua. Segretario, riprendiamo i lavori e rifacciamo l'appello, grazie. I lavori del Consiglio devono continuare e devono continuare secondo la mia direzione del Consiglio. Quindi io non voglio far del male a nessuno, né voglio mettere nessuno alla porta. Quindi i consiglieri ne hanno facoltà quando io concedo la parola, come dal regolamento. Prego, ragionieri, continui. Richieste 1.263.771 per occupazione area costruzione parco giochi ed euro 439.568 per indennità di occupazione comprensivi di interessi. Punto 4. Contenzioso promosso al signor Dattoli Antonio Pio Salvatore contro Comune Acquedotto Pugliese. Somma richiesta euro 235.507,91. Salvo interesse per risarcimento danni subiti da occupazione suoli per costruzione depuratore cittadino. Punto 5. Controversia promossa da Acquedotto Pugliese per crediti vantati nei confronti del Comune di Rodi Garganico per l'importo complessivo di euro 360.484,43. Poi, avvocato Lo Iodice, a saldo competenze euro 18.876. Avvocato Mastroviti, a saldo competenze euro 6.292.
Avvocato Ricucci, a saldo competenze euro 3.400. Avvocato Savino, a saldo competenze euro 14.541,50. Questi sono, scusi? La situazione debitoria per quanto riguarda il contenzioso per gli incarichi legali. Che ammontano a? A 3.038.883,38. Sì, sì. Sì, sono tutti con incarichi dati con atti deliberativi di giunta. Allora, per tornare al capo che stavamo discutendo, chi è d'accordo? Non è che può decidere tutto lei. Allora, dove dite lei? Il regolamento non è che dice questo. Allora io non la voglio fare innervosire, se lei mi ascolta, non è che a un certo punto ci dobbiamo mettere a commentare quello che adesso giustamente il segretario comunale ha detto, sono tutti ascritti al bilancio. Se vogliamo fare la cronistoria e spiegare con molta serenità e come è stato fatto in anni passati, dove abbiamo trovato delle situazioni particolari, ci siamo messi in buona lena e abbiamo sistemato tutto quello che c'era da fare, perché sfido un solo comune d'Italia a non avere una situazione di difficoltà nei confronti dei terzi, tenendo presente che il comune di Rodi, non soltanto quando c'ero io, ma anche quando c'era lei, quando c'era il dottor Moretti, chiunque ci fosse stato, non ha fatto causa a nessuno, si è sempre difeso nei momenti in cui i cittadini reclamavano a torto o a ragione una loro pendenza. C'è da dire che tutte quelle cause sono state tutte vinte, tra parentesi, e dove se tu il tribunale compensa le spese, non è che noi ci possiamo sostituire ai giudici. Alla luce di questa situazione, vogliamo specificare qual è il discorso? Allora, relativamente alla competenza dell'avvocato Pappalepore, è vero, l'avvocato Pappalepore è stato incaricato dall'amministrazione presieduta da me nei 10 anni, dove a un certo punto ha avuto incarichi relativamente a tutta una serie di contenziosi di TAR e Consiglio di Stato. E lei, che ha esperienza, sa cosa significa un TAR e un Consiglio di Stato. Non è che si va a fare una trattativa privata prima, si va a dire quanto ti devo dare. Si pagano le anticipazioni, 1.000, 2.000 euro, e poi la parcella si può pagare anche dopo 5 anni, 6 anni, quando si chiude la causa. E ci sono cause che stanno ancora in piedi. Alla luce di questo, nel momento in cui un contenzioso è di 1 milione di euro, che ti viene vantato, anche se nessuno glielo riconosce o glielo riconoscerà, è chiaro che quella applica una tariffa di 10, 20, 30 mila euro secondo quel che è previsto al regolamento della tabella degli avvocati. Alla luce di questo, l'avvocato Pappalepore probabilmente sarà costato meno, ma molto meno di un qualunque squallido consulente, dove il comune di Rodi avrebbe pagato forse 400-500 mila euro di consulenze e probabilmente non avrebbe risolto niente. Premesso questo, la situazione relativa all'acquedotto pugliese è una situazione effimera, perché l'acquedotto pugliese, quando ha presentato le fatture, gli sono state contestate puntualmente, di cui una fattura di 54.000 euro relativa al collaudo della fogna Rodi San Menaio, che lei conosce molto bene, a un certo punto l'ha messa nell'elenco delle fatture. E lei sa, e possiamo chiedere all'ufficio tecnico, che relativamente ai collaudi l'acquedotto pugliese i soldi li prende direttamente dalla Regione Puglia e quindi non poteva fare la furba di mettere 54.000 euro sulle spalle del comune di Rodi Gargano. E gliel'abbiamo contestato. In più gli abbiamo contestato tutti i disastri che ha combinato al Lido del Sole dei ripristini. L'acquedotto pugliese dal comune di Rodi Gargano alla lettera deve avere 128.000 euro che sono nelle casse del comune di Rodi Garganico. Domanda, ragioniere, ce le abbiamo in cassa le 128.000 euro per pagare l'acquedotto pugliese con i residui del Lido del Sole? Dicevo proprio ieri sera all'amministrazione che abbiamo dei soldi relativamente al caso della strada fatta, che sono stati messi da parte apposta per pagare quella cosa là. La ringrazio. Sì, ma io non voglio. No, stiamo parlando civilmente. Mi faccia concludere il discorso e poi lei dice quello che deve dire, che giustamente lei, il presidente, dice quello che deve dire.
Allora, abbiamo chiarito il discorso dell'acquedotto pugliese, quindi con una richiesta sbugiardata al 100%. Prendiamo in considerazione la richiesta praticamente di Olivieri. Lei sa come funziona il discorso di Olivieri. Olivieri 20 anni fa, ha detto addirittura, prendete atto, di più di 20 anni fa, quindi non c'ero io, probabilmente non c'era, manco, o se lei c'era era consigliere. A un certo punto, oltre 20 anni fa, Olivieri praticamente riceve dal comune di Rodi una delibera e me ne assumo la responsabilità, tanto chi è il responsabile primario purtroppo è passato a miglior vita. È una delibera che se fosse stata fatta oggi probabilmente avremmo avuto già il procuratore dietro la porta. Cioè non si può dire a un imprenditore mi prendo 5.000 metri del parco giochi in via Pietronelli, quando ci sarà il piano regolatore fra 30 anni da 100 appartamenti te ne faccio fare 150. In quella delibera, abbiamo la copia, è stato detto esattamente questo. Quando il signor Olivieri è venuto da me gli ho detto non possiamo fare nulla, ti possiamo pagare il terreno per quanto riguarda le tue spettanze a livello agricolo. È andato in causa, è andato in causa, noi ci siamo regolarmente opposti per un problema che mi riguardava come sindaco e l'ho affrontato con tutto il rispetto, ma non mi riguardava nelle responsabilità, perché non mi posso assumere le fesserie fatte 30 anni fa. E questo è Olivieri. Relativamente a Foglieri, lei sa, e concludo. Relativamente a Foglieri, 300.000 euro di Foglieri, non è un incarico che ho dato io, è un incarico che è dato nel 1994 dal dottor Teodoro Moretti, il quale praticamente si era fissato sul discorso del porto di Rodi e, essendo escluso dalla Regione Puglia e dalla programmazione, ha dato incarico a Foglieri perché dovesse fare ricorso avverso il TAR e il Consiglio di Stato per ne averne ragione. Foglieri dal 1994, credo che l'ha chiesto anche a lei nel 99, nel 2000 e nel 2001, e credo che lei responsabilmente le avrà dato una risposta di dire questi soldi noi non li possiamo dare. Foglieri ha scritto tutto quello che vuole, ma gli è stato detto 300.000 euro non l'avrai nemmeno se vieni a piedi scalzi alla Madonna. Questo è quello che ha fatto gli interessi di Rodi e della città di Rodi. Allora, alla luce di questo, non è che possono essere messi questi sono i debiti. Io quando mi sono insediato nel 2002 mica ho detto questi sono i debiti del dottor Nicola Pinto, li abbiamo trovati, li abbiamo affrontati, perché lei li ha fatti mica per gioco, li ha fatti perché doveva amministrare. Questa è la realtà. Se toglie di mezzo tutte ste pretese fasulle, compresi il Dattoli che risale al 1978 e che io non ne ho contezza, perché poi nel 2000 è stato fatto l'ampliamento del depuratore e io non ero sindaco, anche lì bisognava fare tutti i provvedimenti che non sono stati fatti. Il Dattoli si è svegliato 2 anni fa, vuole i numeri Olot, i numeri Olot se li dovrà avere dirà poi la magistratura cosa fare, ma noi responsabilmente ci siamo opposti, questa è la realtà. Alla luce di questa situazione credo di essere sereno, responsabile e quindi di conseguenza gli atti parlano chiaro. Poi siccome lei giustamente dice andiamo alla Corte dei Conti, non ho nessun problema, noi prendiamo le carte e andiamo alla Corte dei Conti, tenendo presente che anche con l'avvocato Pappalepore, non è che io le devo insegnare il mestiere, che lei glielo riconosco, a livello di età e a livello di percorso politico ha più esperienze, sotto l'aspetto è relativo dell'avvocato, noi la giunta, lei sa cosa fa, dà incarico all'ufficio, è l'ufficio che poi fa gli impegni di spesa. Nel momento in cui vogliamo portare questo alla Corte dei Conti, ahimè, ci sarà il problema, probabilmente forse il dottor Sangese che ne avrà la responsabilità, che non la fa, ma la giunta è a posto perché ha dato regolarmente l'incarico che si doveva difendere da persone praticamente che pretendevano la luna, pretendevano le sciocchezze. Puntualmente prendiamo tutte le cause, le hanno perse tutte, non c'è una causa vinta da questi signori. Quindi, le vogliamo prendere? Guardi, le posso garantire che tutte le cause che ha fatto l'avvocato Pappalepore le abbiamo vinte tutte, indistintamente. Allora, davanti a questa situazione io non ho fatto altro che difendere il comune di Rodi Garganico da chi chiaramente pretendeva la luna nel pozzo, né più e né meno, punto. Adesso ci sono delle situazioni dove chiaramente la nuova amministrazione se ne deve fare carico responsabilmente e deve cercare di trovare il percorso, come fare, come abbiamo fatto noi quando abbiamo pagato 400.000 euro di ecotasse e di immondizie a Vieste e c'erano praticamente responsabilità anche sue, ma le abbiamo condivise.
perché io le devo mandare alla Corte dei Conti, e là si potevano mandare perché non sono state mai imputate nessun capitolo, però a un certo punto abbiamo detto troviamo i soldi e li paghiamo, e li abbiamo pagati. Ci sono anche qui chiaro. Oh signore, li abbiamo pagati, quindi di cosa, come abbiamo pagato qua? Abbiamo pagato Fulvio Mastroviti, che certamente non è praticamente una spesa di 75.000 euro imputabile alla mia amministrazione, e abbiamo fatto una transazione con Mastroviti dandogli un terzo di quello che è avanzato. Quindi abbiamo fatto gli interessi solo ed esclusivamente dell'amministrazione di Rodi e dei cittadini di Rodi. Sotto questo aspetto, se ne vogliamo condividere il percorso e se lei lo riterrà, insieme di trovare delle soluzioni, noi siamo pure pronti. Però se dobbiamo fare storie su chi sono le responsabilità, e lì a un certo punto mi troverà certamente in un'opposizione ferma, perché nel momento in cui c'è la verità che emerge io sarò anche al suo fianco, ma nel momento in cui questa verità non emerge ma viene sommersa soltanto per dei criteri che poi a me mi risultano oscuri, e io non la comprendo. Davanti a questa situazione mi assumo le mie responsabilità e di tutto quello che c'è da fare, compatibilmente anche al ruolo di consigliere che umilmente svolgo per la mia città, non ho nessun problema. Questo è quello che dico. Le dico semplicemente questo, che contano i fatti, e concludo, e la ringrazio del tempo che mi sta dando a disposizione, perché quando io faccio la domanda, io non voglio mettere né lei, né il ragioniere, né il revisore dei conti in difficoltà, ma deve emergere un equilibrio di un contesto di persone che lavorano, chi ha torto, chi ha ragione, chi meglio, chi peggio, comunque lavorano per una comunità. Allora nel momento in cui lei sa che si va alla Corte dei Conti e si portano i documenti, la Corte dei Conti legge quello dei revisori e legge quello del ragioniere, perché se il ragioniere scrive che non ci sono debiti fuori bilancio, che c'è un avanzo di amministrazione con la mia amministrazione di 4.000 euro, quindi davanti a una situazione del genere un ragioniere non è pazzo, che ha figli, moglie e non può andare in galera. E chiaramente se fosse stato il contrario, non esistono amici, parenti, ognuno pensa a salvarsi i propri fondelli, perché con i tempi che corrono, dicevano i romani, mala tempa corrunt, a un certo punto qua ci dobbiamo stare attenti un poco tutti qua. E allora siccome nessuno vuole in galera senza prendere una lira, amministrando praticamente un paese che forse non ci merita, allora davanti a una situazione del genere o ci diamo una mano tutti, oppure a un certo punto facciamo la guerra dei poveri. Io la ringrazio. Ma vede, questo ragionamento che fa questa sera, io ritengo che trova soddisfacimento in questa maggioranza, ma anche nei cittadini che fino ad oggi hanno visto un brutto teatrino della politica, non certamente ingenerato da noi. Mi deve lasciare parlare. Ho fatto ammenda, ne faccio ammenda anche lei, perché no, se io ne faccio ammenda e lei invece sembra come il paladino. Lei è intollerante. Non facciamo niente. Lei mi deve far parlare. Io non ho detto una parola. Vabbè, la faccio parlare. Vabbè. E allora vedo che lei però ha un po' anche la memoria corta. Cioè, nella giunta Moretti nel 94 chi era assessore? No. Come io ero assessore nel 95. Vabbè, ma stavi nella giunta Moretti. Nel 95? Ma il provvedimento non è del 95. No. L'amministrazione è stata 94-99. L'amministrazione è stata 95-99, perché quell'anno, io ho memoria corta, ma lei ignora le leggi. Allora glielo dico io. Mi faccia parlare. Vi ricordo che l'amministrazione Moretti è durata 95, 25 aprile 95, 26 maggio, 13 giugno. Lei vuole parlare sempre lei. Ammesso che non era componente, erano 4 anni, è cambiata la legge, lo era dal 95. Io ritengo che il problema che ti sei denunciato nel frattempo non sia mai venuto in giunta, quindi il discorso è continuato fino ai giorni nostri, dal 94. Ma c'era anche lei nel 99, nel 2000, 2001, lo poteva fare anche sì, ma io non ho mai avuto quelle carte in quell'epoca. Ma se Foglieri si sveglia dopo di 18 anni non è possibile. Non è possibile, non è possibile. Lei ha parlato e mi faccia parlare. Però guardi. E se no non andiamo d'accordo. Non andiamo d'accordo, perché se lei viene su una strada di consapevolezza. Ma scusa, ma se lei gira la frattata, sembra un po' sulla strada. Io nonostante non condividevo, l'ho ascoltata. Adesso mi ascolti. Va bene. Allora, detto questo, io non voglio entrare nel merito se sono fuori bilancio o sono nel bilancio. Io, siccome purtroppo appena insediato ho visto un cartello messo qui in Corso Madonna della Libera che dava una disponibilità di cassa di 451.000 euro
E lì è cominciata la cosa. È la verità. Non è la verità. Lei continua a dire che è la verità. Non è la verità. Quando abbiamo fatto il passaggio di cassa, ragionieri, che cosa c'erano in cassa? Quello, allora, il cartello messo era, si riferiva al fondo di cassa al 31 dicembre. Dicembre 2011. Non è che noi abbiamo detto ad aprile 2012, noi abbiamo scritto 31 dicembre 2011 fondo di cassa 451. 31 dicembre 2011 non c'ero, io sono arrivato l'11 di maggio 2012. Che cosa aveva la cassa di disponibilità? Meno 600, 700, meno 890 mila di anticipazioni. Lei non ne ha mai era era una cassa in negativo. Sì, ma dico lei, chiedo scusa. Allora, un attimo. Ma lei non, allora lei non è mai, guarda, mi sono documentato tutto. Mi fai parlare o devi di nuovo interrompere? No, no, no. Hai parlato per un quarto d'ora e ti abbiamo ascoltato. Mi vuoi far parlare? Vabbè, che io non sono intollerante. Ho detto che prendo atto della disponibilità a collaborare. Però come hai spiegato le tue ragioni? Fai spiegare le stesse ragioni alla maggioranza. Per cui siamo arrivati al comizio di domenica sera. Che arriviamo anche al comizio di domenica sera. Vabbè, allora nel momento in cui noi siamo accusati di trovare i soldi in cassa, nel momento in cui ci sono i debiti, questa maggioranza ha sentito il bisogno di informare la popolazione che era fomentata, non voglio dire aizzata, in quei primi giorni contro di noi che ci avevate lasciati i soldi in cassa. Non c'erano né soldi, ma c'erano i debiti. Tant'è, e il ragioniere sta qui, che per pagare gli stipendi ai dipendenti e a quelli che hanno assicurato la nettezza urbana hai dovuto da tribulare. Per fortuna che c'è stata la prima rata dell'IMO e ci ha dato un po' di ossigeno. Detto questo, qual era la nostra intenzione? Non quello di fare lì dove si è arrivato, era di informare il popolo di Rodi, l'amministrazione in toto, che noi avevamo una situazione debitoria di debiti che nessuno dichiara fuori bilancio, perché non conviene a nessuno dichiarare fuori bilancio, e di mutui contratti in 8 anni per 8,5 milioni. Allora, detto questo, secondo le situazioni reali che ci sono, con questa situazione debitoria e di mutui contratti che all'incirca ci portano via circa 500.000 euro dal bilancio, come noi possiamo pensare all'assistenza sociale, a trovare il modo di far dare un contributo, un lavoro anche di un mese a chi in questo periodo non può vivere? Stamattina, ieri sera, che cosa ti ho detto io? Se potevamo trovare una situazione per acquistare dei voucher e far cercare di sbarcare il lunario in questo periodo invernale dove di lavoro non c'è, per aiutare gli indigenti. È vero o non è vero? Che cosa mi hai risposto? Che non è possibile, perché la situazione che teniamo è catastrofica. Volevo portare la tassa dell'IMO per la seconda casa al massimo consentito. Alla fine tutti abbiamo detto che in effetti era una cosa molto esosa. Allora, detto questo, la nostra intenzione non era quella di caricarvi di responsabilità. La nostra intenzione era chiarire, come abbiamo chiarito, senza offendere nessuno, anche nel comizio, che il Comune di Rodi negli anni, in questi 10 anni, alla data del 31 agosto del 2001, il Comune aveva, mi sono informato anche di questo, 500.000 euro di debiti per queste cose qui. E possiamo chiamare il dottor Saggese, se c'è, a confermare questo. Ora, 500.000 euro è una cosa. Questa situazione è molto pesante, perché hai ragione che dici, quando dici bisogna avere i progetti per avere i finanziamenti pubblici. Sono d'accordo, ma tutti questi 8,5 milioni di euro contratti in 8 anni, è vero che si sono fatti lavori, come dire, anche utili, però per tanti altri mutui si poteva diminuire la pressione, quindi anziché fare 8,5 milioni si potevano fare 4-5 milioni, e oggi noi avremmo avuto, noi come vi abbiamo lasciato, perché per farvi assumere 8,5 milioni di euro
vuol dire che i cespiti delegabili che avete trovato ve lo hanno consentito. Non c'era la legge Monti all'epoca, c'erano i cespiti delegabili interamente, quasi tutti quanti, che andavano a garanzia. Ora, a prescindere dalla legge Monti che è sopravvenuta, ma con tutti questi debiti fatti, con tutti questi mutui fatti, se lei fatti, aggiunge non da me faccia, no, fa, lei deve aggiungere non fa, da me e mi faccia dire, e allora d'accordo. Mi faccia dire ora con i mutui non li abbiamo fatti noi, i mutui no, signor, lascia per i mutui non sono debiti, i mutui sono investimenti, non è vero niente, per il bilancio sono tassi passivi, sono interessi passivi che ti tolgano la capacità. Ma non è come dice lei, perché il mutuo è un investimento, abbia pazienza, no, crea lavoro, crea benessere. Sono punti di vista. Allora, sono punti chiedo di scusa. Vista. No, mi deve lasciare finire. Allora, però mi deve far precisare una cosa. Detto questo, il teatrino della politica che si è verificato a Rodi, e mi pare che quando il sottoscritto la nostra amministrazione ha perso la prima e la seconda volta, abbiamo tirato i remi in barca, ci siamo messi alle ciabatte e ci siamo andati a fare. Ma non poteva fare opposizione perché c'era un'amministrazione che voleva lasciar finire, perché siamo arrivati a questo. Non aveva io stasera prendo atto della disponibilità del dialogo. Fino a domenica sera sono stato minacciato e c'è stato da lei, da registrazione, da lei. Sì, dai, che se io non daccio mi devi far tacere per sempre. Io? Sì, vabbè, poi lo vedremo. Sono stato minacciato, c'era chi ha sentito, che abbiamo la decide, lo so, l'hai detto. Vabbè. E poi hai istato chi avevi sotto che ti applaudire a buttarmi giù da qui. L'ho fatto. Azioni indegne. Che io, ma ne la avete mia maggioranza, mai abbiamo pensato. Avete fatto tante di quelle azioni indegne. Allora, ecco, se dobbiamo trovare un dialogo, lei sta continuando. Se dobbiamo trovare lei un dialogo, lei vuol fare la pecora quando le conviene. Io faccio il leone, la pecora faccio la fa lei. Io sono abituato a essere fuori leone. Noi facciamo anche male. Danelli, mi lascia finire. Allora, il discorso è uno solo. Il discorso è che questo comune purtroppo risulta indebitato, perché noi abbiamo anche residui attivi che risalgono al 2001. Quei residui attivi io non so se li potremo riscuotere. Non sono andati mica in prescrizione. Vanno dopo 5 anni. Vanno dopo 5 anni. Ma questo lo dice lei. La domanda che mi faccio è che ne faccio? Allora, chiedo scusa, se non sono andati in prescrizione. Se dobbiamo ragionare, dobbiamo tenere il pubblico che deve capire. Allora, sono andati, vanno in Non faccia il saccente. No, io non faccio saccente. Allora, faccio siccome la matematica, la ragioneria non è un'opinione, e ci sono le norme che regolano queste cose. Poi qui, un credito, se non c'è un atto interruttivo che lo interrompo, dopo 5 anni va in prescrizione. È vero, ragioniere? Aggiungiamo. Esecutivo parlare. Fallo parlare, no? Se la GEMA ha fatto gli atti, se la GEMA non ha fatto gli atti, non è colpa del comune, ma è colpa del comune. E là volevamo arrivare. E questo è un fatto: se la GEMA ha fatto gli atti interruttivi o non li ha fatti, se non le sa lei, se non lo sanno loro che stavate qui fino a 4 mesi fa, ma come possiamo farlo nel sapere? La GEMA, tant'è che ci siamo messi un avvocato per sapere questo. La GEMA è andata a buchetto. Qua i soldi stanno, però. Chi doveva cercare di recuperare questi crediti? Vuole sapere quando abbiamo recuperato? Allora, io ho la sensazione che di quei crediti, di quei residui attivi, riscuoteremo ben poca cosa, anche stando alla situazione critica della GEM. Ma è un debito, è un probabile debito che l'amministrazione trova o può trovare o no? È un credito. Allora, la situazione, a mio avviso, è un credito che avanzi sotto, devo dare. E perché non l'hai riscosso? Ma chi l'ha detto? Perché non l'hai riscosso? Ma chi l'ha detto? Io non vado in anticipazione di tesoreria se devo riscuotere crediti. Cerco di riscuotere i crediti. Lo vediamo diversamente. Un amministratore, prima di spendere, come la vedo io, dovrebbe prima incassare. O dovrebbe fare le opere pubbliche con i fondi di finanziamento e non certamente con i fondi di bilancio. L'amministrazione che ci ha preceduto, le amministrazioni che ci hanno preceduto, hanno fatto le opere pubbliche con i fondi di bilancio.
vale a dire solo con i fondi milioni, gli abbiamo fatto solo con i fondi solo, non l'ho detto solo, lo hanno fatto anche allora con i fondi di bilancio per 8 milioni e mezzo di mutui e non è come dice lei non è possibile, abbia pazienza, non è possibile. Allora lei può restare della sua opinione ma il comune allora, di Rodi, il mutuo di Pitto così, scusa il mutuo di Pitto lo paga il comune o lo paga lo Stato? Che, quale mutuo di il mutuo della metanizzazione, voglio sapere da lei il mutuo di Pitto della metanizzazione, oltre un milione e mezzo, mica sta qui il sta anche lì, no, sta non anche ci sta il mutuo, anche lì. Lì. Lo paga vabbè, lo paga lo Stato, lo paga lo Stato o lo paga ragioniere sta qui dentro no il mutuo di Pitto qua allora va benissimo vogliamo chiudere l'argomento e io lo chiudo dicendo che purtroppo questa amministrazione ha debiti che deve onorare indipendentemente da ogni cosa che scrivete. Non ci siamo mai permesso di mettere nelle nostre bacheche i pareri del responsabile di settore è legittimo, sono documenti pubblici i conti prima che diventano pubblici sono documenti pubblici il parere io non ho mai avuto un parere di un funzionario in 10 anni di opposizione. A lei non ha mai avuto un parere? Mai. Ragione, li ho avuti sempre avuto dopo, preventivamente mai. Li ho avuto sempre dopo la deliberazione. Sta dicendo che non detto questo, se scendete in piazza sul corso, ci sono i pareri esposti dal revisore dei conti che appena un quarto d'ora fa li ha dati, non so chi li ha consegnati. No, ce li hanno dati venerdì. Ce li hanno dati venerdì. Con no, i documenti legittimi di legge, ce li ha dati per la segreteria che ci tocca di legge venerdì. Non ce vi tocca il parere. Che cosa? Non vi tocca il parere. Ma sta scherzando, ma evidentemente quella che voi prendete, quella che è una proposta di deliberato, non è una delibera. Ah, no, senza il parere. È il parere che corrida il deliberato. Se io ho il parere alla segreteria, non me lo dà. No, questo decis. Il parere. Il parere può essere modificato perché noi oggi possiamo fare una discussione è una proposta di deliberato sono d'accordo con lei va cambiato sì, ma e quindi il parere viene dopo questo sono d'accordo con lei perché il parere può essere cambiato detto questo chiudo l'argomento per passare alla votazione dicendo che il comune ha tanti debiti e io dico che il comune non ha debiti consigliere a parlare allora senta basta. Se a un certo punto ha parlato allora lei facciamo la votazione allora se lei fatto, se lei dice votare, allora mi costringe a votare contrario? Noi va bene allora. Diamo l'immediata esecutività passiamo all'accapo numero 4 passiamo all'accapo numero 4 revoca dell'atto amministrativo numero 3 del 23/2012 concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale l'IMU e riapprovazione del nuovo regolamento IMU in forza del nuovo e delle nuove recenti normative sulla finanza pubblica riferisce il ragioniere Di Fazio. Allora, il regolamento che disciplina l'IMU era stato già approvato nel mese di marzo-aprile scorso, però alla luce della vigente normativa si rende necessario riapprovarlo. Niente, alla luce della vigente normativa, che purtroppo sull'IMU cambia di momento in momento, oggi si rende necessario riapprovare il regolamento che disciplina l'IMU. Tutto qua, niente di che. Si è letto il regolamento? Allora passiamo alla votazione. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? 2 astenuti. Diamo l'immediata esecutività. Quale voto? 2 astenuti. Determinazione per la liquida IMU anno 2012. Allora, dopo tanto vedere nei capitoli di bilancio e dopo tanto affanno,
siamo riusciti a far quadrare il bilancio tra mille difficoltà, per la prima casa al 5,5%, mentre purtroppo, e dico purtroppo, non attaccarete, è quello che ci avete rimasto, andate a spettare, è quello che ci avete rimasto, ci costringe a fare questo. Il 9,8% do 7 a 1,5% per mille, anzi 9,8 per mille, 9,8 ancora di più, che da, noi siamo stati costretti, sì, va bene, non ci sarà bene. Chiedo scusa, ma è normale. Chiedo scusa, normale. Sindaco, 9,8. Perché purtroppo il bilancio andava a pareggio, e stando la situazione che abbiamo trovato. Ma non credo che vada a pareggio, quello prende qualche cosina, non va a pareggio. Ragioniere, chiedo scusa, la seconda casa quando si pagava prima? Prima si pagava il 7. Il 7 per me, adesso siamo? Ragioniere, non ho più domande, vostro onore. No, motivano poco, lì perché abbiamo messo la regione. Allora, aspetta, no. Ride. Prego. Questo da allora, anni. Allora, di perché siamo stati costretti a fare questo? Perché comunque dal 9,8 il 3,8 va allo Stato quest'anno. E poi l'anno prossimo? L'anno prossimo. Ti piglio tutto quanto tu. Ma faccia parlare. Lei deve far parlare. Ho fatto le dovute detrazioni come per legge, quindi non si paga tanto sulla prima casa. Sulla seconda casa purtroppo il 3,8 va allo Stato e a noi ci resta il 6%. Si dice 6% con l'IMU perché ci sono cambiati gli estimi catastali, si moltiplica per 160, quindi vabbè, o comunque 9,8% per 1000, sempre quello, i conti alla fine. E sui terreni edificabili? Sui terreni edificabili sempre il 9,8%, su tutti gli immobili praticamente il 9,8. Scusami, Germani, scusami. Ora, questo a capo è stato discusso un po' più del dovuto, perché noi stavamo appunto valutando nella sede del sindaco, è giusto che lo sappiate, perché altri punti all'ordine del giorno che non riguardavano neanche il Consiglio Comunale, la nostra comunque soliti incontri che facciamo giornalieri. Però siccome dovevamo valutare anche questo ultimo punto all'ordine del giorno, il ragioniere giustamente, perché è la legge che glielo obbliga, è sceso e ce li ha dati lui le aliquote da rispettare. Noi da rispettare. Da rispettare secondo la normativa, ma non che comunque siamo andati al di sotto, potevamo farlo. Lì dice: ma che normativa potevate fare? Però abbiamo dovuto rispettare perché c'era il rispetto. Prendo atto che il sindaco non è il dottor Nicola Pinto, che è il ragioniere. Io ho bisogno di parlare, grazie, perché così sono andati i fatti e mi sembra doveroso. Prendo atto così, che ho ragioniere, mi sembra doveroso. Io vivo l'attività amministrativa, penso come un semplice cittadino, non come un politico, quindi i danni che faccio io la gente li intende, li capisce e mi viene incontro per correggermi, però secondo me non sono danni, perché noi stavamo parlando di altro e quindi di conseguenza il ragioniere ci ha comunque obbligati, ma non perché voleva obbligarci lui o perché la normativa lo prevede, perché ci ha consigliato, non obbligato, l'ho involontato per dire consigliato, dico. Ma io penso che la gente l'ha capito, non è che stiamo qui solo. Non crede. Ti fa apposta per non capire. Niente, ci ha consigliato che comunque era meglio fare ciò per comunque trovarci una parità di bilancio che poi non ci avrebbe creato problemi in futuro. Questa è in linea di massima quella che ho ascoltato io. Anche noi non volevamo variare nessunché, siamo stati costretti a variare ed è giusto che lo sappiate, perché dobbiamo rispettare il bilancio comunale. Questo è quello che mi sento di dire e questo è quello che ho vissuto. Ulteriori integrazioni le aggiungerà Nicola. Per dimostrarsi che il sindaco è Nicola Pinto, non avevo dubbi. Il ragioniere non ha detto una cosa, che purtroppo ci dovrà essere un'altra variazione di bilancio di 75.000 euro per poter pareggiare il bilancio. Ne abbiamo fatto una adesso. Quindi, fatto una adesso. No,
Ma senta, lei non deve fare il gioco delle tre carte. Fino a quattro mesi qua stavate voi. Noi siamo arrivati quando e ci siamo trovati quello che ci avete lasciato. E con l'agenda Monti. Quindi è inutile che vieni qui a fare il bello o il bravo. No, chiediamo, mi sono spiegato. Vediamo se possiamo fare dei mutui noi allo stato attuale. Ma posso, non per, ma posso rispondere? Fai parlare. Sindaco, mi ha fatto una domanda. No, io ancora non la faccio, la devo finire. Allora, ma stavo dicendo. Lei ha detto. No, la devo finire. Proviamo a fare un mutuo. No, giusto, ma me la faccia finire. Io rispondo. Ma infatti sapevo che mi va a interrompere perché. Però non la posso fare contro la domanda, la devo per forza fare allora noi non possiamo fare insomma, non perché siete stati voi che comunque avete creato questa situazione, c'è una situazione che dobbiamo rispettare il decreto Monti, dobbiamo rispettare non penso che lei possa comunque offendere la gente che con c'entra ma io volevo arrivare ma fatemi finire, sto parlando 5 secondi, ho la possibilità di parlare 5 minuti, poi dopo vi fate tutte le risate che volete e poi non so se i cittadini le faranno con voi, ma intanto io sto dicendo dobbiamo rispettare questo benedetto decreto e quindi ci comporta anche una sorta di responsabilità per quanto riguarda il non poter fare mutui. Però la gente di Rodi deve poter sapere che voi avete potuto fare, perché non c'era questo benedetto decreto che è arrivato, quanti più mutui avete potuto fare, anzi fino a due o tre anni fa quando si veniva in consiglio comunale il ragioniere comunque esternava la gente, io lo ricordo perché ero consigliere in zona minoranza, che quella l'attuale amministrazione precedente poteva andare oltre il bilancio comunale di 2 o 3 milioni di euro e quindi voi potevate fare mutui per oltre 2 o 3 milioni di euro, cosa che noi ce lo dimentichiamo. Noi dobbiamo stare qui e come avete detto giustamente voi sui comizi, dobbiamo essere bravi, capaci di intercettare finanziamenti. Ci potete far lavorare su questo? Grazie. E che t'attacchi? Allora io voglio solo... Io voglio solo puntualizzare una cosa, che non c'entrano in nulla i mutui in questa fase. Siamo stati costretti a fare questo perché dobbiamo coprire anche i debiti che il comune tiene, perché dobbiamo arrivare ad onorare i debiti che abbiamo trovato, non solo per quanto ci compete, ma anche per rispettare quanto voi avete fatto. Quindi l'aliquota che è stata messa serve anche per pagare i debiti trovati. Posso rispondere? Aveva fatto una domanda e concludo. Aveva fatto una domanda il vice sindaco, aveva detto il discorso dell'indebitamento, giusto? Allora, no, io ho detto solo se vogliamo fare. Allora, lei ha detto, possiamo fare mutui? La legge di stabilità fatta da Monti purtroppo ci ha bloccato. Giusto. Allora, abbiamo trovato, è un dato in comune, giusto? Sì, perfetto. Allora, che cosa significa? Significa che fino a sei mesi fa praticamente un comune si poteva indebitare sui primi tre capitoli del 25%, cioè fino a sei mesi fa. Non è che l'hai fatto io, l'ha fatta Monti. Significa che il comune di Rodi, se non ci fosse stato la legge di Monti, poteva fare un altro 2, 3, 4 milioni di euro di spese tranquillamente. È arrivato Monti, dottoressa Bicelli, vedo che annuisce in maniera negativa. Probabilmente se si va a leggere un po' con le carte, si legge la legge Monti, annuire in maniera positiva. Allora, la professoressa Bicelli sa cosa deve fare. Allora, faccia certo il suo punto, intervento. Se sei mesi fa dal 25% l'ha portata all'8% e l'anno prossimo è al 6% e nel 2014 è al 4%, non è colpa di carne. E allora perché aizzi la gente contro di noi? Allora perché aizzi la gente contro di noi? Se è così, perché aizzi la gente contro di noi? Perché lei continua a dire che ci sono i debiti, che ci sono, e lei se lei dice questi non li ha fatti l'amministrazione D'Anelli, questi li ha fatti l'amministrazione, allora siamo d'accordo. Il buon cittadino dovrebbe dire no, lei deve dire che cosa ha fatto. I debiti sono sotto la vostra amministrazione. Ah sì? Cioè, 30 anni fa sono allora facoltà di intervenire. Vabbè, lasciamo perdere, siamo in una barzelletta. Allora, la cittadinanza deve sapere che per quanto riguarda l'IMU è un'imposta. Questa imposta, una percentuale, va allo Stato obbligatoriamente, quella della seconda casa. La seconda casa ed altri immobili, il 3,5 per mille va allo Stato direttamente. Quindi l'ente dal 9,8, se togliamo il 3,5, va al 6 e qualcosa.
Quindi se andiamo a vedere le percentuali che noi usiamo praticamente, non è che abbiamo aumentato le vecchie percentuali, ma abbiamo aggiunto la percentuale che va allo Stato. Anche perché il bilancio, siccome si tiene su questo, e questi sono tributi che vanno al capitolo 1 del bilancio, che sono spese correnti, che le spese correnti purtroppo hanno bisogno di essere finanziate, perché sennò un'amministrazione comunale non può andare avanti senza fondi. E l'unico modo che lo Stato ha dato la possibilità a tutti gli enti è questa dell'IMU. Anche perché con la TARSU noi dovremmo andare a coprire le spese per la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Con l'IMU invece dobbiamo campare. Campare vuol dire dare altri servizi ai cittadini, pagarci i debiti che abbiamo in bilancio e coprire le spese di funzionalità e di funzione che facciamo dell'ente. Ecco, questo per specificare il perché di questa aliquota, non perché l'amministrazione comunale si alza la mattina e vuol far pagare il 9,8% agli immobili la seconda casa perché gli piace, perché purtroppo siamo costretti, e vi dobbiamo dire la verità, eravamo quasi per aumentarla ancora di più, proprio per dare la possibilità di qualche lavoro, di qualche impegno, di qualche cosa per la cittadinanza, perché passare un inverno in queste condizioni non è semplice, ci rendiamo conto, perché non è che siamo qui a guadagnare miliardi, qua non prendiamo una lira, perdiamo il nostro tempo. Quindi questa è la volontà dell'amministrazione, basta, solo questo volevo dire, ma giusto per spiegare che l'amministrazione non vi vuole tassare. Purtroppo siamo costretti, ma non solo noi, in tutti i comuni d'Italia purtroppo stanno in questa situazione. Grazie. Ringrazio tutti, la seduta è sciolta, buonasera a tutti. Ancora votare. La votazione. Ancora votiamo. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Diamo l'immediata esecutività. Grazie a tutti.